Quella di oggi è una giornata importante, si parla di violenza sulle donne. L'amministrazione comunale, in particolare il suo assessorato, tengono in maniera particolare a questa problematica. Avete attivato tanti progetti proprio per far fronte a questo che è un problema sempre molto sentito. Sì, oggi lanciamo anche questo hashtag, 365 giorni all'anno non alla violenza. Perché poi non è che di questa problematica ce lo possiamo ricordare soltanto in queste giornate con cui magari facciamo tante azioni simboliche come colorare, come illuminare il campanile di fucsia ad esempio, oppure pitturare qualche panchina. Noi vogliamo dire che questo è un problema invece che ahimè riguarda 365 giorni all'anno e noi poniamo in essere delle iniziative tutto durante l'anno affinché questo fenomeno possa essere debellato. Abbiamo anche oggi reso partecipi la cittadinanza che a fianco a tutta quella forma di quei progetti che volgono la donna al centro d'attenzione, ponendola proprio come forma di aiuto, quindi di protezione, abbiamo anche annunciato l'apertura del CAM, dove spostiamo un po' il centro delle iniziative, non soltanto la donna vittima di violenza, ma l'uomo maltrattante, l'uomo che maltratta, quindi iniziare un percorso di recupero nei confronti dell'uomo. È una novità di quest'anno a cui stiamo lavorando. È molto complicato, non è facile perché prevede un percorso di recupero molto lungo, ma anche lì non siamo convinti che darà anche dei buoni risultati. I numeri dicono che gli episodi di violenza sulle donne non sono diminuiti, ma sono diminuite le denunce. Meno donne nell'ultimo anno si sono rivolte alle associazioni. Ma noi ci abbiamo, almeno sui dati nostri che abbiamo annunciato, fondamentalmente abbiamo che sono ancora forse sono troppe le donne che subiscono violenza che chiedono aiuto. Anche lì ci sono diverse letture dei dati, cioè da una parte c'è quando il dato aumenta c'è chi lo guarda anche positivamente perché dice c'è una maggiore consapevolezza da parte delle donne nel denunciare. Una cosa è certa, il fenomeno c'è e tutti quanti insieme, oggi abbiamo il Presidente del Tribunale, abbiamo rappresentanze delle forze di polizia, abbiamo in questo senso tutto il sistema Stato, tutti quanti insieme cerchiamo di agire per debellare questo fenomeno. Su questo il dato sicuramente è certo, la volontà in questo caso di tutte le istituzioni, tutte insieme, tutte compatte per mettere fine alla violenza sulle donne.